Buonasera, buonasera a tutti, sono le 7 di sera, riprendiamo le nostre trasmissioni Polis di analisi politica, mantenendo lo schema che abbiamo sempre portato avanti, che è quello di fare una giornata sulla parte cosiddetta teorica della politica, l'ultima l'abbiamo fatta infatti sull'imperialismo, e di fare una giornata sulla cronaca politica. Oggi è il giorno della cronaca politica che accade in un intervallo elettorale che va dalle amministrative italiane alle politiche degli Stati Uniti d'America, che si faranno a novembre, ai primi di novembre, credo il 4 novembre. E quindi noi possiamo fare una trasmissione analizzando i dati elettorali delle amministrative italiane, che hanno dato un'indicazione, secondo me, molto importante, e analizzando, prevedendo, facendo diciamo una discussione su ciò che avverrà in America a novembre, ai primi di novembre. Ci sono online in questo momento Lorenzo ed Elvio, credo che tra poco arriverà anche qualcun altro e dunque iniziamo questa discussione. Il dato che esce dalle amministrative italiane, su cui quasi tutti sono d'accordo, è che hanno vinto gli schieramenti. In nessuna consultazione elettorale ha vinto un partito politico, da solo hanno vinto sempre aggregazioni di partiti politici, per la maggior parte un'aggregazione di centrosinistra, cioè guidata essenzialmente dal PD e dal Movimento 5 Stelle, e anche laddove ha vinto il centrodestra si è trattato sempre ed è soltanto di aggregazioni politiche, più liste, molte liste e così via. Quindi il dato oggettivo che esce è che i partiti politici da soli non sono più in grado di aggregare un elettorato che possa essere di per sé vincente, né alle amministrative, alle politiche, come si sa, è un po' diverso perché c'è il proporzionale e poi le maggioranze si fanno in Parlamento. Ma laddove il sindaco o il presidente della regione viene eletto direttamente dal popolo, è necessaria, anzi direi indispensabile, costituire un'aggregazione, quello è il dato. La domanda forse è una più semplice: perché è necessaria l'aggregazione? Perché i partiti politici da soli non riescono più a vincere? E perché è necessario mettere assieme gruppi compositi di area piuttosto che connotarsi con una campagna elettorale molto definita, molto precisa? Ecco, forse il tema principale relativo alle amministrative italiane è questo qui. Diverso naturalmente il tema che riguarda le politiche americane, che sono indicative perché in genere la campagna elettorale americana impone una sorta di paradigma a tutto l'Occidente. Quando vinse Obama ci furono una serie di elezioni che fecero vincere il centro-sinistra, quando ha vinto Trump vinsero i populisti, non so se vi ricordate, insomma. Gli Stati Uniti d'America un po' dettano la linea, oppure rappresentano, forse è più preciso dire così, rappresentano la linea prevalente che percuote, che attraversa il mondo. Chiederei quindi subito a Lorenzo Delvio, non so, visto che Delvio poi ci lascerà e tornerà successivamente, chi dei due vuole intervenire per darci una sua visione, una sua immagine, così poi nel Ecco. dibattito uscirà l'immagine di tutti. Se posso Vai, iniziare Enzo. io, come vedete sono mascherato perché sono fuori. E allora il punto, ma io credo che il punto centrale per quanto riguarda il livello politico, penso che sono d'accordo con quanto hai detto tu prima, ora. Credo anche che dal punto di vista contenutistico, cioè nel senso di contenuti che queste aggregazioni hanno espresso come progetto politico e come programma, sia stato più interessante quando c'è stata una coalizione, perché comunque all'interno di quel programma sono state inserite componenti nuove per ciascun schieramento. Quindi il dibattito e la mediazione politica all'interno dello schieramento è stata più complessa e più
più riflessiva, e questo anche penso che abbia portato ad una maggiore partecipazione al voto 1 e 2, a una vittoria di quella coalizione. Cosa che non mi è sembrata di invece al contrario per quanto riguarda le elezioni americane, quando invece proprio il messaggio che i due candidati hanno dato è stato, specialmente nel dibattito, diciamo faccia a faccia, è stato quasi nullo sostanzialmente. Addirittura il candidato di centrodestra Trump, di destra Trump, è stato messo in difficoltà da un atteggiamento aggressivo che non si aspettava da parte di Biden. Quindi, nonostante che in America in questo periodo di contenuti la società civile ne richiede, cioè e tutta quanta la questione sociale sul razzismo, sul rapporto tra la polizia e i neri, tutto il rapporto tutto il problema della sicurezza civile e anche quello cioè, ambientale, cose che non sono state trattate minimamente, o se non in maniera non riflessiva, ma soltanto accuse personali uno contro l'altro. E credo che mentre prima Trump dava un messaggio chiaro anche agli acciti più deboli, ora il messaggio che da lui, ma che danno anche un po' tutti i populisti che stanno in opposizione anche in Italia, è di essere contro, a prescindere da quello che propone il centro-sinistra o insomma, l'aggregato di cioè, progressista. Io credo questo qui, a livello di messaggio che danno questi schieramenti politici, al di là della valutazione politica ed elettorale che magari voi siete più competenti, ecco. Non so cosa ne pensate voi. Allora, io se posso intervengo un attimo. Io sono assolutamente d'accordo con te riguardo soprattutto quest'ultimo punto, cioè riguardo al fatto che il nuovo mood, la nuova politica dei populisti è proprio quella di andare contro a prescindere. Comunque, tornando al discorso, al discorso delle elezioni in Italia, dunque, secondo me un dato importante è la prevalenza, l'importanza del profilo pubblico dei leader, diciamo, che hanno determinato questi risultati, cioè la riconferma di Zaia e De Luca. Come possiamo interpretare questa riconferma? È chiaro, cioè è dal periodo del lockdown che De Luca e Zaia si sono affermati non solo più come politici locali, ma anche come politici sui social, come profilo pubblico condiviso e che ha raggiunto persone al di fuori del loro elettorato solito. Questo ha determinato anche e soprattutto la loro riconferma. Per quanto diceva Alessandro, cioè per la vittoria degli schieramenti, sì, allora da un lato è rilevante il fatto che i partiti non riescano più ad aggregare, diciamo, di per sé un consenso sufficiente a farli eleggere. Da un altro punto di vista bisogna sempre considerare la peculiarità delle elezioni locali rispetto a quelle politiche, che è proprio quella del voto basato sulla persona, sulla personalità. Ciò significa che diciamo, i contenuti o anche i programmi proposti dai partiti possono rischiare di passare in secondo piano di fronte a queste dinamiche e di conseguenza l'aggregazione. Ciao Pierpaolo. E di conseguenza l'aggregazione. Per quanto riguarda invece il discorso degli Stati Uniti, va valutato secondo me in base a meccaniche strutturali tipiche delle elezioni statunitensi e meccaniche specifiche di questa elezione. Le meccaniche strutturali sono che innanzitutto attorno alle elezioni statunitensi si è sempre verificato un intensificarsi proprio degli eventi singoli, delle inchieste singole
che acquisiscono un significato che va oltre il significato, diciamo, dell'inchiesta di per sé. Per esempio, Trump è stato sottoposto ad un'inchiesta da poco riguardo alle tasse, riguardo l'evasione fiscale, e questo ha generato questo ha avuto un impatto diretto su un vantaggio ulteriore di Biden. Ma questo perché? Proprio perché l'evasione fiscale da parte di Trump, se questa inchiesta fosse stata proposta, rilevata in un altro periodo, non avrebbe avuto lo stesso impatto sulla società civile. Questa è una prima dinamica strutturale. Una seconda dinamica strutturale è l'intensificarsi sia delle tematiche e anche forse il polarizzarsi delle tematiche proposte dalla società civile, come il Black Lives Matter, anche proprio la questione dell'immigrazione, soprattutto nel sud degli Stati Uniti. L'intensificarsi di queste tematiche si è tradotto, leggevo un report proprio oggi, si è tradotto in un'accettazione della violenza politica. L'accettazione di una violenza politica non è una cosa da prendere alla leggera, ma è perché è uno dei, diciamo, dei cardini su cui si basa poi la radicalizzazione e l'azione violenta. Nel concreto possiamo vedere questa estremizzazione anche di come vengono vissute queste tematiche dalla società civile, nella formazione, nell'allargamento dei gruppi, anche paramilitari, data la proliferazione delle armi negli Stati Uniti, cioè sia a sostegno di Trump sia contro Trump. Cioè, per esempio, i Proud Boys, che sono un noto gruppo a sostegno di Trump, armato, cioè che hanno anche una serie di claims, cioè di istanze che vogliono portare avanti, sono uno dei gruppi, per esempio, rispetto ai quali Trump è stato interpellato. E lui ha mandato un messaggio chiaro, cioè lui ha detto fondamentalmente non fate, a questi Proud Boys non fate niente, ma il messaggio qua non è che Trump gli abbia detto non fate niente, il messaggio qua è che Trump abbia una connessione, o anche una influenza su questo tipo di gruppi, che invece dovrebbero essere date diciamo anche le attività criminali molto spesso che avvengono all'interno di questi gruppi paracriminali dovrebbero essere completamente separati dalla politica presidenziale. Tuttavia, appunto, come dicevo, data l'estremizzazione di come si vivono le questioni politiche quotidiane in America, questo ormai viene reputato normale. Un ultimo punto riguardo a questa lezione: anche nelle elezioni del 2016 la Clinton veniva data in vantaggio rispetto a Trump. Quindi, da un certo punto di vista, si può prevedere forse che chi fa i sondaggi abbia aggiustato il tiro, abbia avuto delle informazioni sociologiche in più. Tuttavia, non è da escludere che Trump all'ultimo, perché adesso viene dato in vantaggio Biden, e anche con un divario che si sta attualmente allargando, non è da escludere che Trump all'ultimo possa, insomma, sorprendere i sondaggi, sorprendere i risultati, soprattutto perché, ricordiamo, le elezioni presidenziali americane sono particolari nel loro svolgimento, cioè un presidente si deve garantire il voto dei grandi elettori, che sono quelli che costituiscono gli stati, per cui i due candidati a presidente devono accaparrarsi gli stati con più grandi elettori, per esempio il Texas, in modo da avere più possibilità di essere eletti. Questo tipo di meccanismo può ulteriormente confondere il risultato finale delle elezioni. Se lascio a voi invece il commento rispetto anche a questo tipo di previsioni. Dunque, prima di dare la parola a Pierpaolo, volevo dire due cose rispetto a quella che tu e Elvio avete finora introdotto. La prima è, intanto voglio ricordare che nel sistema elettorale americano winner take all, come si dice, no? Cioè il chi vince anche di un solo voto, un solo deputato, in uno Stato prende tutti i deputati di quello Stato. Quindi, paradossalmente, si può verificare, come è successo più volte in Inghilterra, ma anche come è successo l'altra volta
sempre negli Stati Uniti d'America, che il concorrente che prende più voti non sia poi quello che viene eletto, no? L'altra volta in termini di numerico di voti prese più voti la Clinton, ma vinse Trump, perché Trump, winner take all, appunto, il vincitore di quello stato prende tutti i deputati, tutti i grandi elettori di quello stato. Trump prese i grandi elettori degli stati più importanti e vinse la campagna elettorale. Quindi questo è una cosa che bisogna ricordare per chi non conosce il meccanismo elettorale bene, il meccanismo elettorale americano. Il dato che a me sembra evidente, sia nelle elezioni politiche, cioè amministrative italiane, sia nelle elezioni che si faranno in America, ma che comunque si svolgono anche in altre parti del mondo, è che non esiste più, come tanti anni fa, un trend politico. Cioè, per tanti anni fa c'erano dei trend politici lungo periodo che determinavano la vittoria consecutiva per un certo numero di anni dei candidati o di centrodestra o di centrosinistra, e in genere gli eletti erano rappresentanti di questo trend politico, no? Che li coinvolgeva. Mi sembra di capire da questa elezione alle amministrative italiane e anche dalle elezioni che si faranno in America adesso, che questo concetto del trend politico sia in qualche modo finito, e che ciò che compare molto evidente è che vince la campagna elettorale chi ha un'offerta politica, più che fosse in un'operazione di marketing economico, l'offerta politica più credibile è quella che ha più chance di vittoria. E infatti non è un caso che in Italia vincano soltanto le coalizioni e non più i partiti, perché una coalizione dà una legittimazione molto più forte a un candidato di quanto ne possa dare il partito, e quella offerta politica appare complessivamente più credibile a un elettorato che non è più collocato politicamente dentro schemi ideologici. Quindi secondo me questo è un dato importante da giudicare, perché significa che ogni elezione che noi abbiamo, anche positivamente, devo dire, anche positivamente, tutto si rimette in discussione. E non è vero che esiste un elettorato consolidato su un trend politico o solo di destra o solo di sinistra, ma tutto dipende dai concorrenti e dall'offerta politica che di volta in volta, cioè campagna elettorale per campagna elettorale, sono in condizione di presentare. Quindi è chiaro che laddove ha vinto sempre il centrodestra potrebbe vincere il centrosinistra, oppure potrebbe vincere i 5 Stelle, oppure potrebbe vincere un'aggregazione di liste civiche, dipende dall'offerta politica. Laddove ha vinto sempre il centrosinistra, si può mettere facilmente in discussione quella storia, candidando un candidato credibile, un gruppo credibile, come è successo più volte. Questo mi sembra il dato più forte, e da un certo punto di vista anche migliore rispetto ad un processo di democratizzazione che dovrebbe essere costruito più sui programmi, anche se non sui programmi, sulla legittimità politica di un candidato, di come viene percepito in termini di legittimità politica, quanto piuttosto della sua appartenenza storica o ideologica ad uno schieramento politico. Detto questo, io darei la parola a Pierpaolo per sapere il suo giudizio rispetto alle amministrative che si sono svolte in Italia e alle proiezioni che noi vediamo per la campagna elettorale degli Stati Uniti d'America che si farà a novembre. Poi dirò anche lì, dopo l'intervento di Pierpaolo, che cosa penso io. Vai Pierpaolo. Pierpaolo, scusa, devi... È mutato Pierpaolo. Hai il microfono spento, non si sente. Vai. Ah, oh, scusate, sto usando lo smartphone, quindi ho sbagliato qualcosa. Buonasera a tutti. Intanto io mi sono inserito un attimino a lavori avviati, quindi mi sono perso un po' qualche minuto del ragionamento che avete avviato voi. In buona sostanza io concordo con ciò che ho sentito e ascoltato finora.
Per quanto riguarda l'ultima tornata delle amministrative, che dire, comunque sia, io da non politologo, ovviamente, come siete voi, insomma, posso dire questo, vedo continuamente nella politica italiana a tutti i livelli la cosiddetta coperta o lenzuolo che dir si voglia corto, che lo tiri da una parte e diventa corto dall'altra e viceversa. Ecco. Il problema qual è? La mancanza delle idee. Diciamo che, usando, diciamo, una battuta in termini volgari, siamo alla frutta, diciamo, no? Ecco, nel senso che ci troviamo dinanzi a una trasformazione dei movimenti politici e dei partiti politici. In che senso questa trasformazione? Che stanno cercando di sfruttare e di adeguarsi a quelle che sono le novità della società della comunicazione attraverso lo sfruttamento talvolta eccessivo dei social network, no? E di tutti i new media. Il problema è che mancano le idee, come si è detto precedentemente nelle discussioni delle scorse settimane. E questo è il modello italiano. Si trova dinanzi a uno stravolgimento, a una rivoluzione. Giorni fa facevo una riflessione con me stesso, soprattutto per quanto riguarda la politica nazionale, in riferimento al Parlamento. Da poco, ci siamo recati alle urne per il referendum, no? Per quanto riguarda il taglio non dei parlamentari, ma del taglio del numero dei parlamentari. Il taglio dei parlamentari è ben altra cosa. Dicevo, ma siamo realmente convinti che il tempo fisiologico per la durata di un parlamento, di una legislatura, sia davvero ancora quello dei 5 anni? Questo è un primo interrogativo. Ok? Perché poi da lì in giù, fino ad arrivare alle elezioni amministrative, c'è tutto un discorso da fare, perché da questo deriva anche la rivoluzione, l'ammodernamento del sistema amministrativo a tutti i livelli, fino anche quelli locali. Quindi il discorso è questo: noi continuiamo sì a fare tanti ragionamenti per quanto riguarda la politica nazionale, che poi si rispecchia gioco forza anche su quella locale. Ma quanto noi realmente siamo disposti a modificare realmente tutto l'assetto, non soltanto nei termini strutturali, ma anche nei termini temporali, intendo dire, no? Ecco, questa è una prima valutazione. Per quanto riguarda e quanto concerne le proiezioni a livello italiano, il discorso è che, essendoci, diciamo, nella nostra politica, in quella nazionale, a tutti i livelli, un caos, ok, che è arrivato quasi ai massimi livelli, come noi stiamo osservando negli ultimi anni, gioco forza ci dovrà essere davvero un riassetto, un rinnovamento, non soltanto dell'intera classe politica, ma anche del modo di fare politica. Ecco. E giustamente bisogna utilizzare tutte le tecnologie possibili e immaginabili, però senza perdere il contatto con la realtà. Allora, mi vorrei ricollegare a un articolo che leggevo, un po' datato, di qualche tempo fa, circa le dichiarazioni del primo sondaggista di Berlusconi, il sondaggista della prima ora, tale Gianni Pilo, mi riferisco a Lorenzo, che è nostro conterraneo, precisamente mio concittadino, macomerese, ok, che ha cambiato radicalmente attività, non fa più il sondaggista, e leggevo che attualmente si occupa di intelligenza artificiale applicata alla politica, il quale ha dichiarato qualche anno fa che i sondaggi in buona sostanza non sono più utili. Ecco, quindi l'interrogativo è questo: sono realmente utili i sondaggi? Quelli che noi abbiamo conosciuto fino a qualche anno fa e che comunque sia seguitano ad essere utilizzati anche attualmente. Perché è vero che la tecnologia ci ha messo a disposizione tantissimi altri strumenti per poter fare comunicazione politica. Quindi il dubbio è questo: ma
sono realmente accettabili queste nuove proiezioni, quelle che noi cerchiamo di interpretare attualmente e quotidianamente sulla politica, perché oramai i sondaggi si fanno, lo sappiamo benissimo, ci sono tanti istituti in Italia che si occupano di sondaggi, diciamo, applicati agli scenari politici. Però spesso e volentieri notiamo che i sondaggi si discostano tantissimo da quella che è l'evoluzione della realtà politica stessa. Questo per quanto riguarda l'Italia. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, io non nego di avere un certo deficit perché occorre davvero soffermarsi, studiare tantissimo quel sistema politico, a meno che non si sia degli esperti, de degli specialisti come siete voi. Però in buona sostanza, cercando di abbozzare un'analisi di tipo macro, mi viene da dire subito che io parlo dal punto di vista antroposociologico. Negli ultimi 4 anni si è assistito, al di là di Trump, a un vero e proprio regresso culturale che ha portato fino anche a questa deriva dal punto di vista non soltanto politico, ma anche di tipo geoeconomico e geopolitico nello scenario internazionale. Per farla breve, io mi rifaccio un attimino ad un'opera, una delle ultime opere famose di Umberto Eco. Umberto Eco che parla della costruzione del nemico. Non soltanto l'individuo, ma soprattutto gli stati hanno costantemente la necessità di un competitor, un nemico, diciamo, no? Ecco, gli Stati Uniti con Trump hanno accentuato diciamo questa costruzione, questa immagine della costruzione del nemico e lo trovano fondamentalmente nella Cina. La costruzione dell'attuale nemico degli Stati Uniti comunque sia è speculare all'andamento della definizione della politica interna, soprattutto dal punto di vista comunicativo. Nonostante ci sia stata negli ultimi 4 anni, agli inizi, una crescita dal punto di... Scusate, Ludo. Ludo. Sei di nuovo mutato, Pierpa. Mi sentite? Scusate, è il touch che mi fa qualche problema. Dicevo, nonostante ci sia stata una crescita esponenziale proprio all'inizio del mandato di Trump, successivo al suo exploit, che lasciò tutti increduli, poi diciamo il tutto è andato decrescendo, nel senso che l'attività comunicativa, ok, e quindi applicata alle politiche sia interne che esterne degli Stati Uniti è stata alquanto instabile. Instabile perché? Perché instabile è l'idea e il pensiero politico dello stesso Trump. Gioco a forza, questa instabilità si è protratta nell'arco di tutto il mandato. Non ultimo, bisogna ricollegare il tutto all'ultimo anno degli eventi che hanno coinvolto l'intero pianeta e quindi tutti gli stati con l'avvento della pandemia. Notate bene come è stato gestito anche questo dal punto di vista comunicativo. Ebbene, oggi abbiamo questa variabile impazzita, tra virgolette, della pandemia che sta anch'essa influendo notevolmente nei sondaggi in questo caso non soltanto in Italia, anche se in buona sostanza c'è stata una minima ripercussione sul fronte amministrativo, ma soprattutto negli Stati Uniti dove si apprestano a votare per le elezioni presidenziali.
Io ho cercato di abbozzare questo discorso, ho cercato di fare un'analisi macro dalla mia prospettiva. Ovviamente un'analisi abbastanza deficitaria che chiedo a voi, insomma, di eventualmente integrare e correggere. Dunque, Pierpaolo introduce, diciamo, due o tre elementi che mi sembrano enormi, estremamente importanti. I primi due riguardano il sistema politico italiano. Lui ci dice che forse intanto è da mettere in discussione i tempi con cui si eleggono, in questo caso le assemblee o gli esecutivi, comunque i politici nei vari sistemi elettorali. Questo è un tema enorme, voglio dire a Pierpaolo, perché è il tema proprio che ti permette di distinguere nel sistema elettorale tra la elezione degli esecutivi, che hanno bisogno almeno di 5 anni per poter esercitare un'azione politica che sia visibile, e l'elezione dei parlamenti o delle assemblee, che possono cambiare anche una volta ogni 3 anni tranquillamente, con tempi relativi e flessibili e non tutti ancorati allo stesso trend, allo stesso momento elettorale, con tempi rigidi. Questo già avviene negli Stati Uniti d'America. In America si vota continuamente, si vota tra 2 anni, adesso si vota per il presidente, tra 2 anni si voterà per le primarie e poi si rivoterà dopo 4 anni per il presidente, e negli intermezzi si vota per il Senato, per il Parlamento americano. Quindi la campagna elettorale americana non ha tempi, è una campagna elettorale continua sostanzialmente. Da noi c'è questa condizione novecentesca, un po' maniacale, di eleggere tutti in uno stesso momento, che è un errore politico clamoroso. Voi sapete che il mio progetto di riforma costituzionale, che si chiama il doppio standard, divide le elezioni in due parti, un proporzionale puro per i parlamenti ogni tre anni, un maggioritario puro per gli esecutivi ogni 5 anni. Quindi io sarei molto d'accordo sul fatto, sulla ipotesi di Pierpaolo, di rivedere complessivamente i tempi dei sistemi elettorali. Non dobbiamo temere il fatto che il Parlamento sia di un colore politico diverso dall'esecutivo, come succede spesso in molte realtà, come per esempio in Francia, succede spesso questa situazione. Anzi, credo che sia una situazione favorevole, perché induce gli esecutivi ad avere atteggiamenti, diceva Bertrand Russell, compossibili, cioè quegli atteggiamenti di disponibilità anche nei confronti di schieramenti politici avversi, cogliendo il senso profondo del mandato elettorale. Cioè, dunque, come si vede, questa cosa dei tempi è un elemento fondamentale per riqualificare le democrazie, perché al fondo del discorso che avete fatto voi, mi pare di capire che c'è una sensazione di istituti democratici occidentali, italiani in modo specifico, un po' tutto sommato obsoleti, e di elettorati che si aggregano indipendentemente dal ruolo che deve esercitare il candidato. Quando Pierpaolo dice non ci sono più idee, un po' l'idea, l'ipotesi è questa qui. Quindi una delle riforme, Pierpaolo, io sono perfettamente d'accordo con te, della nuova democrazia del XXI secolo può essere quella di cambiare i tempi e i modi di elezione delle diverse istituzioni dello Stato democratico, che siano assemblee o esecutivi. L'altro aspetto che Pierpaolo pone come una pietra miliare è questa nuova politica che avviene nella società della comunicazione. Il prossimo libro che sto per pubblicare tratta proprio di questo, cioè della sostituzione del principio di rappresentanza politica, io ti voto e tu mi rappresenti, con l'avvento del principio della responsività, della relazione responsiva. La relazione responsiva, si dice, introduce un input nel sistema della comunicazione
riceve un output in termini elettorali, non si sa più nemmeno da chi. Una volta ti votavano gli apparati, i sindacati, i partiti, oggi tutto questo non c'è più, c'è una comunicazione che non è più solo quella che si faceva una volta, che avviene essenzialmente in web, degli input che vengono messi nel sistema comunicativo e degli output che vengono ricevuti. Sebbene anche su questi bisogna stare attenti, sono usciti oggi i dati dell'AGCOM, i dati dell'AGCOM danno una presenza fortissima di Salvini e del centrodestra sui mezzi di comunicazione di massa, che sono però lo schieramento che ha perso la campagna elettorale. Quindi anche qui bisogna stare attenti, perché dipende anche dal dimensionamento della campagna elettorale. Un conto è l'input che viene mandato a livello nazionale su una politica nazionale, un conto è poi quando vai a votare per il comune, la provincia non si vota più, per il comune o la regione, che ha invece una dimensione locale, tutto sommato, in cui il leader politico è un leader che deve essere credibile sul territorio, in modo specifico credibile nell'ambito di uno schieramento politico che sia superiore a quello della sua singola parte. Quindi questo è anche, diciamo, da prendere con le molle. Il terzo punto che ci introduceva Pierpaolo, e che a me sembra anche che sia abbastanza rilevante anche questo, è quello del messaggio politico. Cioè lui dice che il messaggio politico non è più all'altezza dei tempi, diciamo così. Oggi le idee non ci sono più, i programmi politici si discute sempre meno. Su questo io ho un po' di perplessità, Pierpaolo, perché credo che anche l'enfasi sui programmi politici in realtà valga poco. In realtà, in un periodo di campagna elettorale che dura massimo un mese ormai, che ha tempi molto più frenetici e rapidi, poter proporre un programma politico diventa sempre più complesso e sempre più difficile. Anzi, perché molte volte il programma politico non è credibile, proprio perché le cose che si dicono in campagna elettorale poi in termini amministrativi non si riescono mai a fare completamente, no? Questo è noto. Io credo che valga sempre di più nel sistema politico contemporaneo l'idea della legittimità politica, cioè il leader politico che viene ritenuto legittimamente in grado di amministrare quel contesto, che è il caso delle elezioni di Zaia, del successo clamoroso di Zaia e di De Luca in Campania. Cioè, oggettivamente, in termini di offerta politica, che sia condivisibile o no, in nessuna di quelle due regioni c'era un leader ritenuto più adatto ad amministrare il governo regionale per le cose che avevano compiuto in quel periodo. La legittimità al governo di questi due super leader, chiamiamoli così, è indiscutibile e non discussa, e quindi non c'era nessun concorrente che potesse raggiungere un minimo di alternativa a quella elezione. Questo è un dato molto forte, ma sono perfettamente sicuro che il 75% di Zaia e il 70% di De Luca alla prossima campagna elettorale valgono niente se loro non riescono ad essere, diciamo, a produrre un'offerta politica credibile in grado di legittimarsi. La fluidità elettorale è talmente forte perché segue l'offerta politica. A me questa non sembra una cosa negativa, devo essere sincero, perché piuttosto che credere a parole o ideologiche o programmatiche che certe volte non realizzano gli obiettivi, è meglio in termini democratici credere alle persone, alla loro legittimità, alla loro forza di rappresentare una azione politica. Da un certo punto di vista non è male, perché il valore critico dei programmi è un valore critico che ha bisogno di tempi per esercitarsi. Allora è giusto che l'azione politica sia valutata criticamente nell'arco dei 4-5 anni di governo, ma in campagna elettorale io credo che il fatto che l'elettorato si rivolga alla legittimità di un'offerta politica, di un candidato o di uno schieramento,
è certamente una nota, dal mio punto di vista, molto più positiva, diciamo così, di quella che abbiamo vissuto in tanti anni, in cui i programmi politici poi in realtà non si realizzavano. Questo accade anche in America, eh? In America il programma politico dei due candidati conta relativamente. Ciò che conta è la capacità del leader di legittimare e di aprire aspettative. Come nella teoria dei giochi, anche nella nuova campagna, le nuove campagne elettorali si giocano tutte quante sulle aspettative. E chi apre più aspettative ha più chance di vittoria dell'altro. In questo momento è chiaro che Biden negli Stati Uniti d'America ha... non è che sbagliano i sondaggi, è che proprio ha una chance in più in questo momento. Ma non è detto che da qui a novembre Trump non sia in condizione di recuperare e vincere, perché dipende dalle aspettative che in poco tempo è in condizione di aprire, tant'è che io malignamente sospetto che Trump, vedendo i sondaggi, vedendosi caduta in qualche modo elettorale negli Stati Uniti d'America, abbia un po' forzato, diciamo così, se non bleffato, su questa malattia da Covid, che secondo me è una falsità, anche perché se fosse vera sarebbe ancora peggio, perché non si capisce che mia figlia sta in America, non può tornare in Italia perché deve fare 15 giorni di, come si dice, di isolamento, mentre Trump, che è il potere, si può permettere di farne 3. Perché chi ha più potere deve fare un isolamento minore, no? Che significa? Cioè, è totalmente senza senso, no? Totalmente senza senso. Vabbè, questa è la mia posizione, non so voi che cosa ne pensate. Lorenzo. Allora, rispetto a quest'ultimo punto, dunque, la questione della malattia di Trump è interessante, soprattutto perché noi possiamo fare un'analisi rispetto alle conseguenze, cioè la conseguenza della notizia del fatto che Trump fosse positivo al Covid ha generato un ulteriore divario con Biden. Quindi, che sia vera, che sia non vera, o Trump ha calcolato male quali sarebbero state le conseguenze di questo tipo di annuncio nel caso la malattia fosse falsa, oppure Trump ci ha visto più lungo e magari in questo momento è solo appunto momentaneamente che i sondaggi si piazzano in questo modo. Tuttavia, a proposito delle aspettative, dunque sì, le aspettative sono anche secondo me la chiave. Volevo intervenire su questo punto della malattia e dopo ti do subito la parola per chiarirla bene. Io spero che Trump abbia fatto male i calcoli e che la sua malattia sia un falso. Ok, io credo che lui l'abbia voluto presentare, lui si sia voluto presentare come il capo in comando durante un momento di crisi che fa sempre presa sugli elettorati americani. Non si può vedere oggi chiaramente questo, perché oggi c'è la sconfessione del fatto che lui diceva che non valeva niente, però il Covid non valeva niente, esce, dice: in 3 giorni l'ho sconfitto, io sono il comandante in capo, votatemi. Quindi vediamo tra qualche giorno che effetto ha questo. Ma qualora fosse vero, mettiamo che io sbagli, e io sbaglio sicuramente, e che invece la malattia di Trump fosse vera, la cosa in termini politici democratici è veramente drammatica. Perché non si capisce bene perché Trump, soltanto perché il presidente degli Stati Uniti d'America, deve stare in isolamento soltanto 3 giorni. E perché tutti gli altri invece devono starci 15 giorni? Questo è proprio una cosa, cioè, che la malattia fa lo sconto al potere, non che significa? Oppure chi ha più potere si cura prima, è meno malato? Cioè, qual è il messaggio? Cioè, è una cosa veramente, se fosse vero, sarebbe una cosa veramente assurda nei confronti di tutti quei cittadini, come me per esempio, che non possono rivedere i figli che stanno 15 giorni, perché devono stare 15 giorni in isolamento, rispetto ad uno che siccome ha il potere, perché comanda negli Stati Uniti d'America, ce ne sta solo 3. E se è una cosa senza senso. Allora, se lui è veramente convinto che la malattia non vale niente, stabilisca che in America l'isolamento dura 3 giorni. E questo, su questo è il punto, cioè c'è una crisi proprio, c'è una sconfessione proprio del principio base di una democrazia
che è quella che dice che almeno ai livelli di sopravvivenza sono tutti quanti uguali. E invece nemmeno ai livelli di sopravvivenza, perché ai livelli di sopravvivenza il potere è meno malato, che è un'assurdità logica, del cittadino normale. Ecco, questo lo volevo chiarire, scusa se ti ho interrotto, perché sennò restava un po' equivoco come punto. Ti lascio di nuovo la parola. Parlavi delle aspettative, ricordi? Sì, certo. Adesso parlo delle aspettative, però mi hai ricordato anche un'altra cosa, cioè il fatto che un ulteriore fattore negativo di questa malattia, se fosse vera, sarebbe proprio la prospettiva di chi pensa, di chi magari ha seguito la campagna di Trump negando il Covid, negando la mortalità del Covid. Poi c'era stato un grande scandalo perché una persona, che se non sbaglio era nell'entourage di Melania Trump, aveva registrato, aveva rivelato che Trump in realtà avesse detto che era una cosa seria, cioè che era una roba mortale. E quindi sarebbe ancora più grave, perché chi magari credeva a questo tipo di narrativa oggi si trova a vedere il proprio presidente, che era lo stesso che diceva che il Covid non esisteva, che dice: ho preso il Covid e mi sto curando. Quindi è ulteriormente, diciamo, negativa la cosa. Rispetto appunto alle aspettative, le aspettative sono chiave anche per interpretare quello che diceva Elvio all'inizio, cioè l'atteggiamento, diciamo, anche di Biden. Cioè Biden ha creato delle nuove aspettative con questo tipo di, e quasi scende a livello dell'analisi della personalità del leader. Cioè, se da un lato, no, Trump contava molto sulla personalità del leader forte, aveva occupato questo vuoto politico, no? Cioè Trump era il leader forte, adesso non per diventare triviale, però anche a livello di abbigliamento, per esempio, c'è tutto uno studio sul, per esempio, sui colori, sul tipo di abbigliamento che un leader si mette e che cosa questo comunica, e Trump dava dei chiari messaggi anche in quel senso, quindi un tipo di personalità strutturata in un certo modo. Il fatto che Biden abbia cercato di spodestarlo, quindi assumendo un atteggiamento più aggressivo di quanto ci si sarebbe aspettati, è collegato, secondo me, al tuo discorso proprio delle aspettative, cioè creare nuove aspettative che alla fine vanno a creare nuove opportunità di raggiungere degli elettori. Quindi assolutamente sì, cioè il concetto delle aspettative lo trovo estremamente rilevante. In ogni caso, volevo fare un'analisi più generale, anche ricollegandomi al discorso di Pierpaolo, cioè vedere il Covid come un catalizzatore, come un acceleratore. Cioè il Covid, anche come un acceleratore, non solo, ha accelerato in qualche modo i processi di sviluppo, non di progresso, di sviluppo, cioè il passaggio, per esempio, allo smart working, tutta una serie di processi che anche a livello politico, cioè il fatto di rilevare così bene anche i problemi della democrazia di cui tu parlavi, cioè rilevare il fatto che un presidente, cioè che ci siano delle differenze effettive, ma se poi scendiamo nello specifico, anche il fatto di rivelare alla società americana che il loro sistema di sanità sia di un certo tipo, insomma, con non poche controversie. Quindi il Covid come acceleratore di questi fenomeni, cioè acceleratore della percezione della società di questi fenomeni. La società ha iniziato a percepire molto più velocemente questo tipo di contraddizioni, perché ha iniziato a viverle nel quotidiano. Un altro fenomeno che ha accelerato, e qua mi ricollego al discorso di Pierpaolo, è proprio quello del cosiddetto crowdsourcing, cioè il superamento dei sondaggi e delle previsioni in campo politico si fonda fondamentalmente sull'idea che chiedere alle persone qualcosa che non è in tempo reale, quindi che non gli dà l'opportunità di vedere che cosa pensano le altre persone, vada un po' contro lo spirito di questi tempi. Che cosa voglio dire? I social, le modalità di interazioni in tempo reale vanno a creare quello che viene definito anche in psicologia sperimentale una coscienza no di massa. Questa coscienza di massa va ad influire sulle percezioni delle persone e anche sulla loro opinione politica. E forse anche per questo che i sondaggi sono obsoleti da un certo punto di vista. Perché? Perché la persona viene presa sola, viene presa, ok, sì, influenzata da degli input che possono provenire dai mass media, da quello che ha letto magari sui social, però in quel momento è sola, non è esposta direttamente
e in tempo reale all'opinione delle altre persone. Mentre invece l'applicazione, per quanto io la conosca in maniera superficiale, però l'applicazione dell'intelligenza artificiale in questo campo serve proprio a coordinare in tempo reale questo tipo di opinioni e vedere come influenzano l'opinione di un dato individuo. Ed è stato osservato che proprio questo tipo di progetti tende a comparare gli sciami, cioè gli sciami proprio come quelli animali, ai gruppi di persone, cioè ci stiamo sempre di più avvicinando ad un concetto di intelligenza, di maxi cervello, di intelligenza coordinata e anche di intelligenza emotiva e di percezioni coordinate tra un gruppo di persone e sempre meno a, diciamo, il modello vecchio, cioè quello di un individuo che veniva influenzato indirettamente dal mondo circostante e dalle persone circostanti. Quindi anche in questo caso il Covid è stato un acceleratore. Proprio perché ha spinto sempre di più in questa direzione. Anche nel mondo dell'intelligence il Covid è stato un acceleratore, perché nel mondo dell'intelligence è un tema, diciamo, ricorrente, anche affrontato per esempio dal capo dell'MI6, Sir Alex Young, insomma i servizi britannici. È un tema ricorrente, è quello proprio di gestire il gap che esiste tra le fonti, diciamo il numero delle fonti e la possibilità degli analisti di interpretarle correttamente. Il problema, diciamo, prima veniva risolto, prima si intende proprio negli scorsi anni, veniva risolto con migliorare tramite degli algoritmi, delle intelligenze artificiali, la possibilità di gestire dei dati. Quindi fondamentalmente tantissimi dati venivano registrati all'interno di un computer che elaborava delle analisi. Oggi l'accelerazione in che cosa avviene? Avviene semplicemente dal fatto che è stato provato che non si può separare il giudizio dell'essere umano rispetto a dei fenomeni che sono umani, cioè alla fine la geopolitica si basa sull'azione dell'individuo e sull'azione degli individui coordinati. Quindi l'accelerazione in questo caso è stata proprio quella di reinserire l'analista come essere umano, il giudizio dell'essere umano all'interno di un sistema che prima invece era molto di più influenzato da una macchina, anche da un'intelligenza artificiale, quindi abbiamo un'accelerazione, un'evoluzione di come le intelligenze artificiali vengono applicate. In conclusione, quindi, mi sembra che sia a livello politico, ma a livello economico, in tantissimi aspetti, il Covid abbia accentuato delle contraddizioni, abbia sicuramente girato il coltello nella piaga rispetto ad alcune questioni controverse, come dicevo prima, nel sistema sanitario statunitense, e quindi gli possiamo attribuire un ruolo anche di acceleratore, oltre che insomma di piaga. Ecco, vorrei sapere insomma che cosa ne pensate rispetto a questo tipo di ruolo. Dunque, è molto interessante questa cosa detta prima da Pierpaolo e da te ripresa, Lorenzo, molto bene, del Covid, per me, della influenza del Covid sul sistema elettorale, sugli esiti elettorali, l'influenza del Covid sugli esiti elettorali, quelli che si sono già avuti da noi, non è un caso che, ripeto, i governatori più eletti sono quelli che hanno risposto meglio, diciamo così, alla azione anti-Covid, e anche rispetto agli Stati Uniti d'America, in modo specifico in relazione al sistema sanitario, che se ci fosse stato quello di Obama, per capirci, oggi molta più gente sarebbe stata curata. Invece Trump, la prima cosa che ha fatto, ha smontato il sistema sanitario proposto da Trump. Consiglio su questa cosa del Covid tre libri che sono usciti ultimamente molto interessanti e che trattano proprio questo che dici tu. Un primo libro di Donatella Di Cesare si chiama Virus Sovrano, punto interrogativo, l'asfissia capitalistica, che ci dice proprio questo, che il Covid ha messo in evidenza che la crescita indiscriminata e che induce poi ad un capitalismo radicalizzato tra chi ha tanto e chi e i molti
che hanno poco, questa crescita è, veramente diventa una escrescenza, come la chiamerei, intollerabile, cioè una dimensione negativa che contrasta con le politiche di recupero, specie durante il Covid. Il Covid ha messo in evidenza che questa crescita irrefrenabile ha sempre meno senso. L'altro libro diceva proprio le cose che dici tu, cioè il coronavirus, globalizzazione e servizi segreti, cioè quanto il coronavirus abbia influito sui processi di geopolitica internazionale e sull'utilizzazione dell'intelligence di Aldo Giannulli, che è uscito in questi giorni e che pure è molto interessante perché ci fa una nuova geografia della geopolitica internazionale. Il terzo che consiglierei è un libro, diciamo, più culturale e però sempre in sintonia con le esigenze di passare dalla crescita allo sviluppo, che è di Edgar Morin, che si intitola 15 lezioni del coronavirus, cambiamo strada. Edgar Morin, prima di morire, ha scritto queste 15 lezioni e per molto tempo ha chiesto all'Occidente di cambiare strada. Questo tema mi è molto caro, anche perché sto scrivendo un articolo che probabilmente pubblicherò sul web domani, su questo aspetto, e che riguarda il coronavirus. Il coronavirus ha mostrato anche un'altra cosa che è estremamente importante, secondo me. I paesi che hanno vissuto, o i continenti che hanno vissuto il socialismo democratico, cosiddetto, sono i continenti che curano meglio le persone e in cui l'impatto con le pandemie sono più gestibili, perché hanno avuto un welfare che ha indotto gli stati, le organizzazioni degli stati, cioè il potere centrale, a salvaguardare la vita dei cittadini prima di tutto, e quindi a piegarsi sulle esigenze di sopravvivenza del singolo individuo. Gli stati che hanno vissuto il welfare e sono soltanto stati europei, cioè l'Italia, ma anche la Svezia, la Germania, la Francia, hanno vissuto diversi welfare, che hanno avuto un'esperienza socialdemocratica, sono gli stati che riescono a gestire meglio le pandemie, in questo caso, perché la prima riforma che il socialismo democratico ha prodotto con il welfare è la salute gratuita, o più o meno gratuita, per ogni singolo cittadino. E questo è avvenuto esclusivamente in Europa, anche se nei paesi comunisti la sanità funziona, ma lì non è a tutela della vita quanto in termini di organizzazione sociale, perché la vita veniva minacciata dal totalitarismo molto di più di quanto fosse minacciata da una pandemia. In Europa, invece, grazie all'esperienza socialdemocratica, che io considero la più importante esperienza democratica del mondo, che il mondo abbia mai vissuto, per essere precisi, grazie a questa esperienza socialdemocratica, la salvaguardia, la cura della vita delle persone è più forte, perché gli stati, ripeto, si piegano, sono flessibili, si piegano a curare la salute delle singole individualità gratuitamente dei loro territori. Quindi è chiaro che questo discorso sul coronavirus è un discorso estremamente importante, non soltanto in termini elettorali, cioè i cittadini votano chi li ha, se, diciamo, chi ritengono che fosse stato più bravo, non soltanto in termini elettorali, ma anche in termini politici generali, di ideologia politica. È chiaro che in Europa il premier o il capo, il governatore di una regione o il sindaco che si mostra più attento alla vita dei cittadini con operazioni di amministrazione viene immediatamente premiato, perché nel DNA dell'Europa c'è questo elemento della cura e della salvaguardia della vita come primo elemento di socialità delle nostre democrazie, appunto, solidali, nate dopo la Rivoluzione francese. Darei la parola a Pierpaolo per sapere se lui vuole intervenire e dirci qualche cosa. Vai, Pierpaolo.
Sì, Alessandro, a proposito dell'argomento Covid, diciamo, e di quanto questo argomento stia influenzando tutte le politiche a tutti i livelli, ok, sia degli stati centrali, sia delle amministrazioni locali, non soltanto qui da noi in Italia, ma un po' ovunque. Sono d'accordo con voi, con le vostre valutazioni. Io farei anche un'altra valutazione, diciamo per certi versi anche di tipo provocatorio. Diciamo che l'avvento del Covid, questo lo si nota e lo si percepisce e recepisce ai livelli locali, in buona sostanza sta semplificando i termini di intervento e dell'azione politica sul piano locale. Perché? Dal punto di vista comunicativo, oggigiorno, anche sul piano locale, si sente l'esigenza di dover affrontare questo problema, quello della pandemia. Il sindaco che deve monitorare l'andamento della pandemia, ok, la diffusione del virus sul piano locale, in quanto autorità sanitaria, ok? Quindi dal punto di vista comunicativo passano in secondo piano le politiche, diciamo quelle quotidiane, legate alla buca nella strada, piuttosto che so io, un lavoro socialmente utile, ecco, dico le cose proprio più semplici e tangibili per quanto riguarda la quotidianità di un'amministrazione comunale. Bene, l'interesse prioritario anche sul livello locale è questo, gestire la diciamo e cercare di arginare la diffusione del virus. Ecco, questo è il primo impegno di un'amministrazione sul piano locale. Poi, certo, risaliamo la piramide, arriviamo fino ai vertici e c'è comunque sia un atteggiamento, seppur a volte contraddittorio e contrapposto tra amministrazioni periferiche e amministrazioni centrali, in questo caso il governo centrale. E questo è un elemento da non sottovalutare. L'avvento della pandemia sta stravolgendo, ok, e diciamo delimitando l'intervento delle politiche sia sul piano locale sia su quello nazionale. Nel senso che oggigiorno ci ritroviamo comunque sia delle proposte che rimangono tali soltanto nei termini, diciamo, così comunicativi, per non usare il termine propagandistico, ecco, perché poi in buona sostanza c'è stato un rallentamento dell'intera azione politica globale. Questa è una prima valutazione. Ok, tutto in buona sostanza sta passando in secondo piano perché la necessità è quella di far fronte alla diffusione del virus, cioè arginare questo problema di natura sanitaria. Prima di tutto la sopravvivenza, poi tutte le altre azioni. Ok? Questa è una prima valutazione. Sempre sul piano comunicativo, ecco, io noto anche un'altra cosa, che sulla diffusione e sulla gestione di questo virus del SARS-CoV-2, ecco, il cosiddetto Covid-19, si stanno giocando in buona sostanza non soltanto le campagne elettorali, ma in buona sostanza si sta giocando l'esistenza stessa dei governi, perché non soltanto a livello nazionale, quindi a livello italiano, ma anche a livello internazionale, si sta giocando in buona sostanza la sopravvivenza istituzionale non solo dei governi, ma anche delle organizzazioni internazionali. Parlo ad esempio dell'OMS, per non dire tante altre organizzazioni della diciamo della galassia ONU. Ecco, cosa significa questo? Lo ha accennato Alessandro. Tutto il sistema è entrato in crisi, ma non diciamo in conseguenza dell'avvento di questa pandemia. La pandemia ha
palesemente messo in evidenza da tempi lontani, cioè nel senso che questi problemi legati alla gestione del capitalismo avanzato sono assai, diciamo, vecchi, vecchi intendo dire di qualche lustro. Ecco, bene, l'avvento della pandemia altro non ha fatto che accentuare la deriva di queste problematiche derivanti dal capitalismo avanzato stesso. Okay. Questa è un'altra osservazione. Tempo fa, parlando con un nostro caro amico Alessandro, amico anche di Lorenzo, il caro Tonino, no? Lui mi diceva: è la fine del mondo. Questa è la fine del mondo. Detto, penso che piuttosto che parlare di fine del mondo, dovremmo parlare della fine di un mondo, quello che noi abbiamo conosciuto fino a poco meno di un anno fa. Ecco perché quando noi parliamo di azione politica dobbiamo rivitalizzare in una prospettiva futura, perché non possiamo trascurare la nostra debolezza dal punto di vista sanitario in termini globali, quindi non soltanto locali, la nostra debolezza nei termini economici, ok? Ma soprattutto sul piano della cultura globale. In che senso intendo dire io cultura globale, nel senso delle relazioni culturali, ok, tra i popoli, diciamo, dei vari stati, tra le cittadinanze dei vari stati, perché in buona sostanza su questo si gioca anche il futuro sanitario. Cosa Insegna ci insegna campagna elettorale? elettorale Pronto? Mi sentite? Cosa ci insegna la campagna elettorale degli Stati Uniti d'America? Ma non solo questa, ma anche quelle di alcuni paesi europei dell'ala, diciamo così, considerata sovranista, che si vuole definire un punto di rottura non rispetto al passato, ma rispetto al futuro, che è quello della globalizzazione non tanto economica, ma quella delle culture, cioè del dialogo interculturale e multiculturale. Ecco, in buona sostanza, gli stati saranno chiamati a gestire questa transizione, ok? Che non è soltanto economica, ma è anche e soprattutto di tipo culturale. Ecco, in buona sostanza, alcuni stati dell'Occidente stanno progredendo positivamente su questo punto qui, altri invece vorrebbero tornare indietro perché si ha paura dell'alterità, cioè del diverso. Ecco, su questo si giocheranno le azioni politiche del futuro, quindi non soltanto sul piano economico e sul piano, diciamo, strettamente geopolitico, ma soprattutto, consentitemi di utilizzare questo termine, sul piano geoculturale. Ecco. Questo intendevo dire. Molto interessante per Paolo questo intervento, ti faccio i complimenti perché ci sono due punti, credo io, che secondo me dovremmo fare altre 7.000 incontri. Parto dall'ultimo, che ho trovato veramente forte, che è quello di dire che lo scontro in qualche modo la campagna elettorale americana rappresenta è uno scontro sul futuro, sul futuro. Una visione del mondo, diciamo così, futura, circoscritta all'interno di alcuni continenti come quello americano o addirittura planetario, in qualche modo. Il punto è che la pandemia mette proprio in evidenza questo aspetto, cioè che per quanto tu possa chiuderti dentro un continente o dentro una casa o dentro una nazione, questa tua chiusura non è esaustiva della minaccia che si trasforma in rischio per la tua stessa popolazione, perché a meno che tu non chiuda tutte le connessioni, questo è impossibile. E allora lo scontro, diciamo, in America sta proprio lì,
Great America Now, fai America forte adesso, come era il vecchio slogan, o again, non ricordo, come era il vecchio slogan di Trump, e questa America forte e chiusa però si è dimostrata debolissima in una prospettiva futura, perché non riuscendo a regolamentare più le relazioni internazionali, non dà più ordine nemmeno al suo Stato. L'altro aspetto, lo accennavi tu e mi dispiace che oggi non ci sia Massimo Ceccobelli, perché alla fine arriviamo a quello che lui ci ha proposto negli altri incontri, le altre volte, c'è un nuovo ruolo degli istituti e delle istituzioni internazionali, ONU compreso, che è quello di garantire in qualche modo un welfare planetario. Credo che l'unica soluzione rispetto a questi problemi per il futuro sia rivedere il ruolo delle istituzioni a partire dall'ONU, che dovrebbe più che essere, come è nella sua ipotesi originaria, un istituto internazionale di decomposizione dei conflitti politici, di diventare anche, se non sempre di più, l'istituto in grado di permettere a tutte le nazioni di vivere il loro un welfare che sia planetario e che l'unico elemento che possa in qualche modo debellare questa e le prossime pandemie. Questo è un altro punto delicatissimo di cui oggi non si parla molto. Per esempio, l'ONU potrebbe imporre a livello internazionale la realizzazione in ogni Stato del bilancio sociale degli Stati per verificare le decisioni politiche che impatti sociali hanno, proprio nell'ottica di questo welfare, che è un po' quello che ci proponeva Massimo Ceccobelli negli incontri che abbiamo avuto le altre volte. Nel frattempo è arrivato Elvio, che non so se ha seguito tutta la nostra discussione, ma vedo che partecipa ad una bellissima serata notturna all'aperto e non so dove. Esatto. E non so dove. No, no, non ho potuto sentire tutto. E quindi non so se lui vuole intervenire. Se Lorenzo è offline, io l'ho messo, forse ci sente, ma noi non lo vediamo. E quindi, se non ci sono altri argomenti, io potrei fare una sintesi e chiudere la trasmissione, a meno che qualcun altro non voglia intervenire. Ok, va bene, Ok, va bene. va bene. Allora, la trasmissione è stata estremamente interessante, molto calma, molto più calma delle altre volte, e ci ha permesso una riflessione approfondita su questo dato elettorale. Ne sono emersi alcuni elementi estremamente significativi. Per esempio, il fatto che abbiano vinto esclusivamente le coalizioni politiche, piuttosto che i partiti, con una nuova situazione della politica nazionale, in questo caso alle elezioni italiane, ci dice almeno due cose. La prima cosa è che i trend politici non esistono più, che esistono le offerte cosiddette politiche e la capacità di legittimazione dei leader presentati. Soltanto laddove l'offerta politica alternativa è più convincente in termini di aspettative politiche, noi siamo in condizioni di sovvertire un pronostico politico e fare in modo che anziché che vincano uno schieramento piuttosto che l'altro. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento che è emerso fortissimo da questa discussione è che all'interno della società della comunicazione ciò che viene messo in discussione è ciò che Michel Foucault chiamava gli istituti governamentali, istituti e istituzioni intermedi rispetto allo Stato, che perdono notevolmente di legittimità e che quindi sono garantiti all'elettorato non per il loro ruolo e la loro stabilità istituzionale, quanto piuttosto per la capacità di chi lo amministra. Questo è un momento di estrema crisi e di estrema sintesi che porta a una caduta del dialogo politico,
con dei programmi elettorali che sono sempre meno importanti nella valutazione, sia perché l'elettore è ormai l'elettore cittadino è ormai abituato a capire che i programmi elettorali valgono relativamente poi nell'atto dell'azione amministrativa, sia perché oggettivamente i tempi per la valutazione critica di un programma elettorale sono eccessivamente stretti e non si riesce a esercitare questo diritto. Sui tempi abbiamo fatto una discussione molto interessante, i tempi delle elezioni, delle assemblee e i tempi delle elezioni degli esecutivi non possono essere più gli stessi a cui eravamo abituati alle democrazie novecentesche. Una prima ipotesi per realizzare democrazie del futuro è quella di rivedere i tempi elettorali. Alla fine, inevitabilmente, il dibattito sia per gli Stati Uniti d'America, sia per in quanto prospettiva, sia per quanto riguarda le elezioni che noi abbiamo vissuto, andava a finire sulla incisività, l'impatto, direi la dirompenza del Covid, della pandemia, sia rispetto al trasferimento elettorale della credibilità di alcuni governatori che hanno governato meglio le esigenze sanitarie dei cittadini, sia per quanto riguarda la proposta politica degli Stati Uniti d'America, e sia, questo è l'ultimo tema che abbiamo trattato, per quanto riguarda la rielaborazione delle istituzioni e degli istituti politici a livello internazionale, perché le pandemie non sono confinate dentro continenti circoscritti, ma poiché viaggiano su connessioni e relazioni, vanno oltre qualsiasi confine e oltre qualsiasi volontà politica di qualsiasi leader. Rispetto a questo problema della pandemia, siamo rimasti tutti quanti d'accordo del fatto che la pandemia sta cambiando oggettivamente il mondo, sia perché lo globalizza, ma non solo perché lo globalizza, questa è una cosa nota, quanto perché cambia la semantica dei valori, chiamiamola così, nei confronti dei quali la politica si rivolge. E ci siamo accorti, io almeno l'ho detto e lo pubblicherò in un articolo nei prossimi giorni, che soltanto laddove si è verificato la socialdemocrazia, cioè i paesi che hanno avuto un'esperienza socialdemocratica forte come la più importante esperienza di rafforzamento della democrazia nella storia dell'umanità, cioè solo in Europa si è verificata la possibilità di gestire meglio la pandemia, perché lo Stato o gli Stati, con tutta la loro forza e tutto il loro potere, grazie al welfare, sono stati in grado di piegarsi alla cura del singolo cittadino, senza chiedere a questo singolo cittadino uno sforzo economico autonomo. La sicurezza e la salvaguardia dei cittadini è stato l'elemento storico del socialismo democratico, che laddove si è realizzato ha portato, oggi lo vediamo con una chiarezza lampante, ha portato dei benefici incommensurabili, quando invece il pensiero liberale che ancora si esercita nel mondo e di cui Trump è forse una delle espressioni più forti, preferisce in primis l'economia alla salute dei cittadini. Ecco, questi sono stati gli elementi che abbiamo trattato. Abbiamo capito che ci sarà un prossimo futuro in cui dobbiamo rivedere, questo lo diciamo ad ogni praticamente incontro che facciamo, dobbiamo rivedere il paradigma della politica, perché è un paradigma che si basa su nuove concettualizzazioni nell'ambito della società della comunicazione, ma anche rispetto a nuove minacce e nuovi rischi come sono quelli pandemici, che se da un lato sono minacce e rischi, dall'altro lato aprono anche prospettive, chiamiamole tra virgolette, di rinnovamento, perché danno a noi la responsabilità dell'azione politica. Ecco, questo è il discorso che abbiamo fatto, valutando i dati elettorali e dando un significato a ciò che ci accade attorno. Se non avete nient'altro da dire, io presenterei la prossima trasmissione, che non so su che cosa parla, forse la possiamo decidere insieme qui questa sera. La prossima trasmissione dovrebbe essere sui contenuti della politica.
una trasmissione sui concetti, come diciamo, sulla politica, perché quella sulla cronaca l'abbiamo fatta oggi. E quindi, se avete una proposta da fare, se no, d'imperio, sceglierò io con calma un autore o un concetto della politica. Elvio voleva parlare. No, io volevo dire sì, che sono d'accordo su questa grande, diciamo, cioè, con la forza con cui il concetto di morte in qualcosa sia tornato all'interno di una comunicazione e che abbia proprio fatto effettivamente risovvertire, rimodulare tutti i contenuti politici, nel senso che effettivamente gli stati che hanno più guardato al sociale sono quelli che stanno ge gestendo in qualche modo meglio tutta questa situazione. Ma questo è una cosa un po' che è accaduta anche già dal Boccaccio, se ci pensi. Tutto il Decameron erano queste 10 persone che si riunivano, che sono uscite da Firenze, sono riuniti in una casa e hanno tentato di ridare i valori a una società che sta andando verso l'irrazionale. E quindi quando ci sono questi grandi cataclismi c'è un po' questa diciamo, rimettere in gioco i significati e i comportamenti che finora si sono gli avuti. Se posso suggerire un tema che mi interessa, che potrebbe essere, cioè, interessante, è fare un punto anche a livello di geopolitica, sul Mediterraneo, sui fenomeni politici che stanno accadendo nel Mediterraneo in questo momento e la collocazione dell'Europa in questo scenario, se si può, se no, un'altra cosa, niente. Certamente si può, certamente che si può. Possiamo fare allora due trasmissioni concettuali. La prima, perché va anche questa tua considerazione di rivalutare il concetto di morte che ritorna prepotente e di paura, quindi, che torna prepotente nella storia della politica, quando noi forse pensavamo di averlo in qualche modo debellato. Non come nella storia degli individui e della letteratura, quanto nella storia della politica e della società. Questo è un grande tema, molto affascinante, molto bello, che sarebbe da trattare, specie nell'ottica della biopolitica di Foucault. E in ogni caso possiamo trattare anche il problema del Mediterraneo. Forse il tema del Mediterraneo mi sembra un po' eccessivo, un po' ampio, però l'idea di vedere quali sono i problemi del Mediterraneo per metterli in fila e capire in qualche modo qual è il ruolo dell'Europa, si potrebbe fare, considerando comunque che la politica del Mediterraneo è meno concettuale, no? È un po' più relativa alla cronaca. Ah, ok, no, Ah, che okay, no. concettuale in questo senso, ok, non l'ho capito. Non ho capito. Allora, il punto è che potremmo fare, Elvio ci ha dato il suggerimento per due trasmissioni. La prima la possiamo fare per la prossima volta sul Covid, il Covid e il pensiero politico, che è concettuale. Ci ripropone il tema della concettualizzazione della vita rispetto all'azione politica. E la seconda di cronaca la possiamo organizzare tra 2 mercoledì relativamente ai problemi del Mediterraneo e l'Europa. Per colpa mia, nel senso che non ci sono stato in questi giorni, abbiamo dovuto interrompere in qualche modo le trasmissioni e questo ci ha portato un po' ad una riduzione della partecipazione. Io credo che la prossima volta, già sul Covid, avremo degli interlocutori, diciamo, in più, oltre che forse un po' specialistici anche sul tema. Dovremmo trovare qualche interlocutore specialistico anche sul tema. Lorenzo, se n'è andato prima, aveva già annunciato che sarebbe uscito 15 minuti prima per impegni personali. Il prossimo incontro Polis, di cui avrete tutte le informazioni, si svolgerà sul tema Covid e pensiero politico mercoledì prossimo dalle ore 19 alle ore 20 e 30.
Sono le 20 e 25, oggi chiudiamo 5 minuti prima, grazie di tutto e buona serata a tutti. Ciao. Ciao.